In questa situazione abbiamo un punto materiale, quindi un oggetto puntiforme di massa m appoggiato su un piano inclinato, con angolo alla base alfa. Immaginiamo l'oggetto di massa 1 kg, la base del piano inclinato 3 metri, l'altezza 2 metri e l'obiettivo di questo video è scomporre la forza peso nelle sue due componenti che si chiamano forza peso parallela e forza peso perpendicolare e calcolare il valore di questi componenti, cioè quanti newton è la forza peso parallela e quanti newton è la forza peso perpendicolare. Innanzitutto scomporre la forza peso nelle sue due componenti vuol dire che è come se noi sostituissimo la forza peso che è diretta verso il basso con altre due forze, una lungo il piano inclinato, quindi in direzione cosiddetta parallela, e l'altra forza lungo invece la perpendicolare al piano inclinato, che è questa direzione, la direzione perpendicolare. Il motivo per cui bisogna scomporre la forza peso nelle sue due componenti parallela e perpendicolare al piano inclinato, il motivo è che, per esempio, per vedere se l'oggetto riesce a stare fermo o no grazie all'attrito, bisogna sempre ragionare con il bilanciamento delle forze in questa direzione lungo il piano, direzione parallela, e bisogna ragionare con le forze nella direzione perpendicolare. E la forza peso invece non va né in direzione del piano né in direzione perpendicolare al piano. Quindi la forza peso che è rivolta verso il basso è scomoda così com'è e quindi bisogna sostituirla con due forze equivalenti alla forza peso, una che va appunto nella direzione parallela e una perpendicolare, che sono più facili poi da gestire negli esercizi. Cominciamo a fare la scomposizione grafica. Poi faremo i calcoli per vedere quanti newton valgono queste due componenti. Per fare la scomposizione grafica bisogna sempre, per prima cosa, individuare le due direzioni parallela e perpendicolare al piano, che sono queste due direzioni tratteggiate, che partono dal punto materiale M. Una volta disegnate queste due direzioni, bisogna partire dalla punta della freccia della forza peso, quindi da qui, e costruire questo rettangolo che si ottiene andando una volta in direzione perpendicolare al piano, l'altra volta in direzione parallela al piano. Una volta ottenuto questo rettangolo, dove c'è il punto di intersezione, lì arrivano le frecce. Arriva la freccia della forza peso parallela e in quest'altro punto di intersezione arriva la freccia della forza peso perpendicolare. Un tipico errore degli studenti è quello di non partire da questo punto, ma di disegnare a caso, di lunghezza casuale, queste due frecce. Per esempio, lo studente potrebbe disegnare questa freccia lunga fino a qua giù, quest'altra freccia corta fino a qui, ma in realtà questa scomposizione è sbagliata. Ecco, questo è il tipico errore degli studenti che disegnano a caso la lunghezza delle due frecce in direzione parallela e perpendicolare al piano inclinato, ma questo è sbagliato perché, se così fosse, la forza peso, che è la somma vettoriale di queste due frecce, di queste due forze, sarebbe inclinata in questo modo, cioè non andrebbe verso il basso, andrebbe in obliquo. Invece noi sappiamo che la forza peso deve andare sempre in basso, perché è la forza di gravità con cui la Terra attrae gli oggetti verso il basso. Quindi non bisogna disegnare la lunghezza delle frecce a caso. E soprattutto non bisogna disegnare le due frecce prima della forza peso, altrimenti la forza peso viene storta. Invece prima bisogna disegnare la forza peso verticale verso il basso, poi a partire dalla punta della forza peso si costruisce il rettangolo. Una volta costruito il rettangolo, la lunghezza delle frecce è obbligata. Non si possono fare le frecce lunghe a piacere, bisogna farle lunghe esattamente come dice il rettangolo.